Qui Andrea Cuomo per Radio Vostok, in collegamento con Patrizia Cecconi da Gaza, presidentessa dell'associazione Oltre il Mare. Ciao Patrizia. Patrizia, Ciao Andrea. Allora, dimmi. ascolta, ci puoi raccontare anche un po', cioè soprattutto la tua esperienza lì da Gaza, com'è vissuto come stai vivendo questo viaggio lì e come mai sei a Gaza? Sì, certamente. Dunque, sono arrivata oggi. In realtà sto in Palestina da circa una settimana, però non mi veniva fatto il coordinamento da Israele, quindi ho dovuto temporeggiare. Temporeggiando ho avuto occasione di vedere quello che così già conosciamo tutti, ma insomma, rimetterci la mano, la quotidianità in Cisgiordania, vale a dire arresti gratuiti, soldati che entrano anche nella zona, eccetera, eccetera. Sono arrivata finalmente questa mattina a Gaza, sono partita da Betlemme intorno alle 8, sono arrivata qui intorno alle 12 e sono venuta con i mezzi pubblici. E dunque, quando sono arrivata al border di Erez, è la prima volta che entro da Erez e quindi mi sono fatta a piedi il checkpoint, diciamo una passeggiata, visto che il tempo era buono. Chiamiamola una passeggiata, tra virgolette, gradevole, vale a dire 2 chilometri e più, per passare da una parte all'altra dentro una gabbia infinita. Fuori della gabbia c'è il muro, perché molti non sanno che Gaza non è solo sotto assedio in modo così per dire, ma è stato anche costruito un muro, quindi Gaza è blindata e quindi fuori si vede il muro, intanto cammini dentro la gabbia, come può capitare anche a qualunque altro animale non necessariamente umano. Finalmente sono arrivata fuori dove mi stavano aspettando, sono stati fatti i controlli. Controlli questa volta da parte dei palestinesi. Diciamo che dobbiamo stare molto attenti quando si viene a Gaza perché c'è un po' un atteggiamento un pochino, noi lo potremmo definire un pochino bigotto, quindi magari non ci si abbraccia, anche se ci farebbe piacere salutarci, magari un abbraccio non si fa e così via. E dopodiché, niente, sono venuta qui a Gaza City. Al momento mi trovo al centro culturale WIC. E comincerò fra 2 giorni un corso, il motivo vero per cui sono qui. Però quello che voglio raccontarti è la giornata di oggi, una quotidianità molto, molto palestinese, direi. Oggi c'era il sole e sono andata al porto a vedere un po' la situazione del porto, poi farò un post, metterò anche le foto su Facebook e poi su qualche giornale. E bene, se non si sapesse quel che succede ogni giorno, quanti morti ci sono stati fino ad oggi di quelli quotidiani, non parlo delle aggressioni tipo margine protettivo, eccetera. Se non si sapesse, questo sembrerebbe un posto sicuramente povero, ma sicuramente felice, perché la gente qui ha veramente voglia di vivere e di vivere in pace. Il porto era pieno zeppo di famiglie, ragazzini, così che semplicemente prendevano il sole e chiacchieravano. O mangiavano dolci o avevano i palloncini, cioè quelle cose che direi quasi bucoliche. E molti ragazzi che ci hanno offerto di fare un giro in barca, cosa che mi guardo bene dal fare perché sappiamo insomma che se per caso ai cugini israeliani gira male, basta stare anche nelle 2 miglia per avere insomma un'esperienza non gradevolissima, magari di sentirsi sparare qualche colpo. Quindi non l'abbiamo fatto. Però era molto bello e il mio amico palestinese che mi accompagnava, di cui non faccio il nome, è un compagno di Gaza, però non faccio il nome per motivi di sicurezza, verso Israele voglio dire, e che mi accompagnava e che parla bene anche l'italiano, a un certo punto mi ha detto: ma vedi, questa è la nostra gente, noi vogliamo vivere e vivere bene, vogliamo vivere in pace, è che non ce la danno la pace. Ecco, mi sembra che in questa frase ci sia un po' il condensato di questa giornata bella sotto il sole, con un porto che sembrerebbe così un porticciolo di piacere in qualche modo, no? Dove magari arrivano le barche dei pescatori e invece noi sappiamo che queste barche sono molto spesso piene di fori di proiettili perché qualcuno ci fa il tirassegno, cioè la Marina israeliana. Ecco, oggi una giornata di serena quotidianità Gazawa. Patrizia, le tue parole non fanno altro che aprire, diciamo, in negativo un argomento molto ampio, che è quello lì sulla comunicazione, sull'immagine che anche qui in Italia passa del popolo palestinese, del popolo di Gaza, che
che è ben differente da quello che sono le tue parole. Creano degli allarmismi, creano un'immagine di mostri assetati di sangue Sì, alla. esatto. E invece sono non mostri e umani assetati di gioia, perché la gioia è qualcosa che, diciamo, tutti gli umani non li desiderano, Patrizia, ti ringrazio. no? Figurati, ci sentiremo nei prossimi giorni se vorrai e spero di poter seguitare a dare notizie non troppo Sì. drammatiche, è una speranza che mi porto sempre dietro, ma noi sappiamo che insomma basta che ci si sposta di 2 metri. E, ecco, stamattina per esempio mentre partivo da Betlemme, i soldati erano a Desce Camp e sparavano. Quindi a Desce Camp quasi ogni notte i soldati entrano e se leggi un mio articolo, lo trovi anche su Facebook di qualche giorno fa. Sono entrati anche nella piazza della Natività, era il 19, 2 giorni fa, e la notte in cui si festeggiava il Natale armeno. Alla fine dei festeggiamenti del Natale armeno sono entrati sulla piazza della Natività e si sono poi portati via un ragazzo. Betlemme e Zona A non potrebbero entrare. E i soldati palestinesi erano poco più in là a fare la guardia presidenziale. Ok? Puoi Molto chiara la inserirlo. situazione. Va Un bene? abbraccione, Patrizia.